Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, è provvidenza di Dio questa parola che il Signore ci dona, perché ci offre ancora l'ennesima opportunità di riflettere seriamente sulla nostra vita, che vive di pensieri, di affetti, di azioni, di opere. È chiaro che verrà il giorno in cui noi chiuderemo gli occhi a questa terra, e in quel giorno saranno le nostre opere a decretare la nostra destinazione. Gesù
catechizza i discepoli e pone davanti adesso l'immagine del Figlio dell'uomo che verrà nella sua gloria, insieme agli angeli, e sederà sul trono della gloria. Divide le pecore dalle capre, cioè i buoni dai cattivi. E abbiamo inteso le parole che rivolgerà, quelle che sintetizzano le opere di misericordia e quelle opere che non hanno manifestato nessuna misericordia. E non possiamo far nulla, non ci sarà più tempo, non avremo più occasione di riparo, perché il sipario non si aprirà più. E allora, davvero provvidenziale, questo frammento biblico tratto dal libro del Levitico. Vedete, se dovessi essere io a estrapolare, a far mie queste parole, magari si direbbe che parlo al negativo. E invece è il Signore che ci parla. E questo frammento biblico evidenzia quello che è il segno della croce. Cioè Dio si manifesta nella sua santità. Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Un'esortazione forte, accorata. Dio è il santo. È uno che vive in alto, ma invita i suoi figli ad accogliere l'abbraccio della sua santità. Siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Partecipando alla santità di Dio, noi possiamo trarre quella linfa energetica che ci consente di vivere appieno nella positività l'altro braccio della croce, quello orizzontale, che ama il prossimo come te stesso. Il braccio della croce verticale è: ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso. E il braccio orizzontale della croce: ama il prossimo tuo come te stesso. E come si esprime questo amore? L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo è sintetizzato qui, in questi comandamenti che Dio consegna a Mosè perché li dica al suo popolo. Non ruberete, né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete in falso, servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non si scherza, fratelli e sorelle. Non si scherza col nome di Dio. Non commetterete ingiustizia. Non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potere. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andare in giro a spargere calunnie, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore, sono comandamenti firmati dal Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello.
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Quale commento bisogna aggiungere a queste parole così semplici, chiare, concrete? Non possiamo dare un'interpretazione opportunistica secondo quelle che sono le nostre convenienze. La parola di Dio è perfetta, rinfranca l'anima, illumina i passi, dà credibilità alla nostra fede, perché la parola di Dio manifesta consigli retti e riempie il cuore di gioia. Ecco perché, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo avere il santo timore di Dio, cioè la premura di agire sempre alla presenza del suo amore. E allora sì, che possiamo riconoscere anche per noi che questo è il momento favorevole ed è il giorno della salvezza.